Amici sportivi, buon pomeriggio e ben sintonizzati su questa diretta Facebook, sulla pagina Facebook di Manfredonia TV, per assistere a questo incontro di calcio valido per la 25esima giornata del campionato regionale di prima categoria, che vedrà affrontarsi qui allo stadio Poli di Molfetta alle ore 11.30 la Virtus Molfetta contro il Manfredonia Calcio 1932. È una partita importante per il Manfredonia Calcio, bisogna assolutamente vincere per, sino al termine della stagione, per arrivare certamente seconda. È quasi difficile, quasi impossibile che il Manfredonia possa recuperare punti alla SLAI, anche se oggi lo SLAI è impegnato in una delicata trasferta in quel di Modugno, si gioca sempre alle 11.30, adesso state vedendo le squadre entrare nel terreno di gioco. È una partita importante, dicevo, il Manfredonia deve assolutamente vincere sino al termine del campionato per accumulare più punti possibili in maniera tale da arrivare come seconda migliore nei tre gironi e poi chiaramente sperare nel ripescaggio nel campionato regionale di promozione. La Virtus Molfetta scende in campo con Mongelli, Germinario, Binetti, De Candia, Natale, Sguadogò, De Gennaro, Palermo, Binetti, Michele, Murolo e Grieco. A disposizione in panchina Safai, Tammaco, Benaf, Di Gioia, Di Gennaro, De Cesare, De Gennaro, Alla e Spagnoletta. Il Manfredonia Calcio 1932 scende in campo con Ciribe, Monaco, Simone, Laboragine, Sementino, Ola, Trotta, Cicerelli, Grumo, Stoppiello e Mastropasqua. Questi sono gli 11 titolari. A disposizione Pipoli, Granatiero, Rubino, Tristano, Lupoli, Roberto, Denitis, Santoro e Lauriola. Mister Agnelli ovviamente è l'allenatore del Manfredonia Calcio 1932. Arbitrerà questo incontro il signor Andrea Rutigliano della sezione di Lecce, anche una nutrita presenza sugli spalti di fronte alla telecamera. Ovviamente dei tifosi del Manfredonia, almeno una quarantina, si stanno in questo momento collocando sulla gradinata a sostenere chiaramente i colori della nostra città e della nostra squadra. È una partita che mi sento di dedicare ad un portierone che in settimana è volato al cielo, chiaramente parlo di Dino Della Torre, il quale dopo un'estenuante lotta contro una bruttissima malattia durata per più di 5 anni, purtroppo giovedì ci ha lasciati per raggiungere il paradiso. Quindi sì, dico paradiso perché è il posto in cui chiaramente deve trovare collocazione questo grandissimo portierone. E mi sento di dedicare questa partita e mi auguro questa vittoria a Dino, che certamente starà seguendo dall'alto questa diretta e questa partita. Ecco, vedete, le squadre stanno entrando in questo momento sul terreno di gioco. Il Manfredonia gioca con la maglia classica bianco-celeste, maglia rossa invece per la Virtus Molfetta. Multus Molfetta ha 26 punti in classifica, fuori dalla zona play-out. Manfredonia Calcio ha quota 63 punti in classifica, a 3 lunghezze dallo SLAI, a quota 66. SLAI che, ripeto, in concomitanza con il Manfredonia Calcio, col fischio d'inizio fissato per le 11.30, affronterà il Socer Modugno in una delicata trasferta e vedremo se il Socer Modugno applicherà la stessa intensità agonistica che ha applicato allorquando affrontò il Manfredonia Calcio 1932, partita che è terminata ovviamente con un pareggio per 2-2, pareggio che è stato raggiunto dal Manfredonia Calcio soltanto in extremis in zona Cesarini grazie a un calcio di rigore poi realizzato da Pasquale Trotta. Sentiamo i cori dei tifosi del Manfredonia Calcio a sostenere chiaramente i colori della nostra città, della nostra squadra, ed è certamente un segnale molto positivo questo che la tifoseria vada al seguito della squadra, già abbia ripreso ad andare al seguito della squadra, a sostenerla, ad incitarla. È importante tirarci quanto via fuori da questa categoria, speriamo che l'anno prossimo si possa affrontare il campionato di promozione e tornare nelle categorie che competono alla città di Manfredonia, alla società del Manfredonia Calcio. 87 anni di storia gloriosa, anni diciamo passati nel professionismo, tanti campionati dilettantistici, e quest'anno siamo ripartiti purtroppo dalla prima categoria e speriamo di tirarci fuori
quanto prima. Manca soltanto altre 4 gare al termine della stagione, una gara non verrà disputata contro il Calcio Palo, che si è ritirato, come ben sapete, dal campionato regionale di prima categoria, e domenica prossima in casa ci sarà il derbissimo tra il Manfredonia Calcio 1932 e l'FC Manfredonia, partita nel corso della quale verrà osservato un minuto di raccoglimento per il grande portierone Dino Della Torre, grande bandiera del Manfredonia Calcio, un portiere che ha fatto parlare di sé, ha iniziato la sua carriera nella primavera del Bari per poi approdare a Nardò, Casarano e diciamo Matera, e poi ha terminato la sua carriera ovviamente a Manfredonia, dove addirittura all'età di 45 anni ha giocato anche uno spazzone di partita quando la guida tecnica della formazione del Manfredonia era affidata a mister Vadacca, preparatore dei portieri vi era Antonio Cagnazzo, e quindi in quella partita ricoprirono il ruolo di portiere, 3 portieri differenti, tra cui anche Sarri, e poi ci fu anche il momento di gloria di Dino Della Torre. Ecco, le squadre sono schierate al centro del terreno di gioco, sono pronti per iniziare questa partita. Batterà il calcio di inizio il Molfetta, ecco, in questo momento si è partiti. Manovra il numero 7 De Gennaro con un lancio in avanti, intercettato di testa dal numero 9, ma vi è Mastro Pasqua che rinvia la palla verso il portiere Ciribe. Primo rimessa laterale in favore del Manfredonia Calcio. Vi è Simone a raccogliere questo pallone, battuta già la rimessa laterale indietro per... Adesso è il numero 10 Stoppiello che cerca Simone, entra in area di rigore, Simone è marcato da 2 calciatori, ha tentato il cross al centro che è stato deviato ed è il primo calcio d'angolo che il Manfredonia batte in questa partita. Calcio d'angolo battuto e di testa ancora il numero 2 Germinario che spedisce il pallone ancora in angolo. Ancora la voragine, cross all'interno dell'area di pugni, il portiere, respinta della difesa. Ancora Trotta ha tentato la conclusione a rete, respinta dalla difesa del Molfetta. Adesso vi è un tentativo di contropiede da parte del Molfetta, torna in possesso del pallone il portiere avversario, recupera il pallone con le mani, lo rimette in gioco sul lato destro del terreno di gioco, cross in avanti, ma vi è Ola di testa che anticipa il numero 9 ma commette fallo Binetti. Il numero 7 De Gennaro sul pallone, vedremo se tenterà la conclusione a rete, vi è molta distanza ovviamente, vediamo, batte in questo momento, cross all'interno dell'area di rigore, è caduto il numero 10 ma lascia proseguire il gioco il signor Rutigliano di Lecce. Rimessa laterale ancora per il Manfredonia Calcio. E Ciccerelli a battere questa rimessa laterale, si attende il fischio dell'arbitro che è venuto in questo momento indietro per Monaco. Monaco smista un pallone al centro per la voragine, controlla di petto la voragine, aspetta i compagni, l'inserimento di Sementino, anzi di Monaco, ancora per la voragine.
in avanti per Trotta, che si lascia tuttavia anticipare ma recuperando il pallone. Simone entra in area di rigore, scambia con Trotta, Trotta per Stoppiello, respinta della difesa in rimessa laterale, ma vi è stata una deviazione, rimessa laterale in favore del Virtus Molfetta. Battuta la rimessa laterale di testa, ancora a cercare in avanti, ma vi è la respinta di Sementino. Ancora Stoppiello di petto, ma recupera il pallone la Virtus Molfetta, cerca di imbastire un'azione efficace di gioco, subisce il pressing di Mastropasqua, deve ripiegare indietro. Ancora un pallone al centro, stop di Cicerelli, che tuttavia si era lasciato anticipare, ma è Monaco che ha recuperato la sfera, gira il pallone su Ola. Ola dall'altra parte per Sementino, al centro per Mastropasqua. Avanza Mastropasqua, passaggio filtrante per Pasquale Trotta, si gira Pasquale Trotta, ripiega verso Simone sul lato sinistro del terreno di gioco. Ancora il scambio tra i due, Trotta al centro e di testa il numero 4 De Candia spedisce il pallone in calcio d'angolo, secondo calcio d'angolo per il, anzi il terzo calcio d'angolo per il Manfredonia Calcio, quando sono passati 4 minuti dall'inizio del primo tempo. Pallone cross al centro e di testa si è inserito Sementino per la prima rete del Manfredonia Calcio, 1932 al quinto minuto del primo tempo. Si riprende a giocare. Siamo partiti bene, ovviamente sulle palle inattive ci sono sempre gli inserimenti dei centrali difensivi, Sementino, Ola, non è la prima volta che vanno in gol i centrali difensivi della Manfredonia Calcio. Adesso è Stoppiello che scambia con Cicerelli, ma recupera il pallone, ancora Stoppiello, subisce fallo e il direttore di gara è vicino all'azione, lo ha prontamente fischiato, si è già battuto il calcio di punizione. Ancora indietro per Monaco, Monaco scambia con Ola, avanza Ola, attende il posizionamento dei compagni ma spedisce la sfera verso la voragine, avanza la voragine, un cross a cercare Grumo, tuttavia partito in posizione di offside, prontamente rilevato dal direttore di gara. Battuto il calcio di punizione indiretto, ma recupera il pallone a Stoppiello, non riesce a controllare bene lo stop, torna in possesso del pallone, ancora il pressing di Mastropasqua, si gioca e recupera il pallone Cicerelli, lo scambia con Mastropasqua, triangolazione nello stretto, Stoppiello, Cicerelli, Mastropasqua, ancora Mastropasqua in possesso del pallone, Ola, la voragine indietro per Monaco. Cicerelli sul lato destro del terreno di gioco, si accentra Cicerelli, cambia completamente gioco dall'altra parte del terreno di gioco, a cercare Sementino, pallone in avanti per la voragine, Trotta di petto, tenta la conclusione a rete la voragine, ma vi è la deviazione del numero 4 De Candia, ancora un calcio d'angolo per il Manfredonia Calcio 1932. Vi è Pasquale Trotta sull'arco d'angolo, ha scambiato con Mastropasqua, ancora scambio di due, Pasquale Trotta entra all'interno dell'area di rigore, cerca di accentrarsi ma commette adesso fallo sul numero 2 Germinario, era a due passi il direttore di gara a sanzionare comportamento falloso da parte del nostro capitano, peraltro è il marcatore capo canoniere del girone
A del campionato regionale di prima categoria. Già battuto il calcio di posizione, lungo in avanti, ma via Stoppiello che di tacco recupera il pallone. Adesso vi è Sementino che invita i compagni ad allungarsi in avanti. Mastro Pasqua, regista basso di centrocampo. Cicerelli ha imbeccato Stoppiello. Stoppiello al centro ancora per Cicerelli. Cicerelli cerca, entra in area di rigore, cade a terra, ma l'arbitro lascia proseguire il gioco. Non mi pare in effetti che vi fossero gli estremi per la concessione del penalty. Ancora Stoppiello ha cercato lo scambio con Cicerelli, non vi è riuscito. Monaco adesso recupera il pallone, cambio di gioco, pallone indietro per Sementino. Avanza Sementino, ancora per Mastro Pasqua. Lancio lungo per Stoppiello da parte di Mastro Pasqua, tuttavia il pallone scorre oltre la linea di fondo, non è riuscito Stoppiello a raggiungere il pallone. Calcio di rinvio per il Molfetta. Ancora il Molfetta che manovra il pallone dalla difesa. Un lancio lungo in avanti a cercare l'attaccante del Molfetta, ma fa buona guardia Ola. Adesso il numero 9 Binetti che cambia gioco, aveva cercato il numero 18 Swadago, giocatore di colore, ma torniamo in possesso del pallone con Sementino che scambia con Ola. Ancora Sementino, avanza Sementino a cercare la voragine, indietro per Mastro Pasqua. Sementino per Stoppiello, Mastro Pasqua. Stoppiello a cercare Cicerelli, Cicerelli di prima per la voragine, pallone al centro di la voragine che aveva notato l'inserimento di Pasquale Trotta, ma ha recuperato la sfera il portiere. Riparte il Molfetta con il numero 8 Palermo, Swadago, Palermo, ancora Palermo. Un lancio lungo in avanti, non lo capiscono i compagni del reparto offensivo. Recuperiamo il pallone adesso con Monaco, ancora Monaco a cambiare gioco dall'altra parte del terreno di gioco su Sementino. La voragine, lancio lungo in avanti a cercare Pasquale Trotta, partito in posizione di offside. Molfetta che manovra il pallone al centro del terreno di gioco, cerca l'inserimento tramite le fasce del terreno di gioco. Adesso ha commesso fallo Cicerelli sul numero 8 Palermo. Il direttore di gara ha decretato un calcio di punizione diretto in favore del Molfetta. Restituisce la sfera Mastro Pasqua. Cross all'interno dell'area di rigore, ma svetta di testa Ola, respinge il pallone, si inserisce il nostro numero 4, la voragine che ha tuttavia commesso fallo. È intervenuto il direttore di gara prontamente, il signor Giuliano della sezione di Lecce, decretando un calcio di punizione in favore del Molfetta. De Gennaro a battere questo calcio di punizione, certamente a cercare i colpitori di testa. T
tiro al volo del numero 5 Natale, facile presa del nostro portiere Ciribe. Aveva cercato l'angolino, ma non era riuscito ad imprimere molta forza al tiro. Facilmente recuperato la sfera il nostro estremo difensore Ciribe. Adesso è sempre Sementino per la voragine, inserimento di Grumo. Ancora il direttore di gara ammonisce Pasquale Trotta, evidentemente vi sono state delle proteste nei confronti del direttore di gara. Prima ammonizione di questa partita, quando siamo al 14° del primo tempo, ammonito il nostro capitano che ancora chiede spiegazioni al direttore di gara, lascia proseguire il gioco. Batte in questo momento la rimessa laterale Virtus Molfetta, recuperiamo il pallone con Grumo, avanza Grumo, supera l'avversario, si invola sulla fascia del terreno di gioco, pallone al centro per l'inserimento di Pasquale Trotta, di tacco ancora per Grumo, ancora Pasquale Trotta, supera un avversario, tira Pasquale Trotta, facile presa dell'estremo difensore Mongelli. Imposta con De Candia il Molfetta, ancora De Candia, il numero 4 per De Gennaro. Passaggio verso Sguadagò, il numero 18. Fallo per il Molfetta, proteste da parte di Monaco all'indirizzo del direttore di gara. È il solito De Gennaro, cross all'interno dell'area di rigore, facile presa per Ciribe, rimette subito in gioco il pallone su Cicerelli, avanza Cicerelli. Lancio a cercare Pasquale Trotta, spostato sul lato destro del terreno di gioco, ma il lancio è troppo lungo per la corsa di Pasquale Trotta, sfila il pallone, rimessa dal fondo da parte del Molfetta. Gioca il pallone Binetti, al centro ancora Binetti per il numero 7 De Gennaro, ma riusciamo a recuperare il pallone con Stoppiello che ha subito fallo, è intervenuto il direttore di gara. Adesso il Manfredonia si sposta in avanti, resta indietro a guardia della difesa soltanto Monaco. La voragine cercherà gli inserimenti dei soliti colpitori di testa. È uno schema oramai collaudato questo. Sulle palle inattive ci sono palloni lunghi all'interno dell'area di rigore. Questa, a cercare gli inserimenti ovviamente dei colpitori di testa di Sementino, come è accaduto in occasione della segnatura del primo gol. Batte la voragine di testa Mastro Pasqua. Adesso spazza via il pallone il numero 9 Binetti, rimessa laterale per il Manfredonia Calcio. Sementino, Monaco a cercare la voragine
ancora dialogo tra i due, cambio gioco Monaco per Sementino indietro per Ciribe, ancora Sementino. Monaco, la voragine. Veronica di Stoppiello, si gira, pallone di Laboragine all'indirizzo di Grumo, rincorre il pallone Grumo, ma fa buona guardia il numero 4 De Candia, che lascia sfilare il pallone oltre la linea di fondo. Ancora una rimessa dal fondo per il Molfetta. Pallone lungo in avanti a cercare il numero 9 Binetti, ma va in pressing Mastropasqua sul numero 11 Grieco. Aspettava soltanto il fischio del direttore di gara, ma ha lasciato proseguire il gioco il signor Rutiliano di Lecce. Avanza il numero 8, passaggio centrale per il numero 10 Murolo. Calcio di punizione in favore del Manfredonia Calcio. Viola, già battuto il calcio di punizione a cercare Monaco indietro per Ciribe. Ancora Monaco. Fraseggio tra i due difensori del Manfredonia Calcio, triangolazione, anzi sono in tre, Ciribe, Monaco ed Ola. La voragine all'altra parte del terreno gioco per Sementino, ancora al centro per Stoppiello, subisce il pressing Stoppiello, ma continuiamo a possedere il pallone. Avanza Ciccerelli sulla parte destra del terreno di gioco, supera due avversari, subisce anche fallo Ciccerelli da parte del numero 3 Binetti, è intervenuto il direttore di gara. Calcio di punizione. Il direttore di gara che ha posizionato la barriera, siamo in attesa del fischio che decreti la ripresa del gioco. Vi è la voragine a battere questo calcio di punizione all'interno dell'area di rigore, a cercare la testa ma di pugni il portiere che respinge il pallone. Vi è Swadago, il numero 18, che respinge il pallone in avanti, ma vi è Stoppiello a pressare l'avversario e commette fallo. Ha qualcosa da dire al direttore di gara. Calcio di punizione in favore del Molfetta. Calcio di punizione battuto lungo in avanti, sono in due del Molfetta a contendersi il pallone. Recuperiamo il pallone con Stoppiello al centro del terreno di gioco, scambia con la voragine. La voragine, passaggio filtrante per Grumo, troppo lungo, esce il portiere in presa rapida, recupera il pallone il Molfetta e riparte con i suoi difensori. Numero 7 De Gennaro, scambio con il numero 8 Palermo, ancora adesso il numero 10 che cerca di entrare all'interno dell'area di rigore, sono in due Ciccerelli e Ola, recuperiamo il pallone. Monaco aspetta il posizionamento di Stoppiello, scambia con lo stesso Stoppiello, avanza Stoppiello per Trotta, subisce fallo Trotta da parte del numero 2 Germinario, che è richiamato dal direttore di gara. Abbiamo già ripreso il gioco, è sempre la voragine
sulla tre quarti a cercare l'inserimento di Simone. Si gira Simone su se stesso, serie di finte, entra all'interno dell'area di rigore, passaggio filtrante per Trotta, ma è stato intercettato, prendiamo il possesso del pallone ancora per la voragine. Grumo, si gira Grumo, tenta la conclusione a rete di Grumo, il tiro centrale, presa semplice da parte del portiere Mongelli. Guadagò, Grieco, resta in campo il pallone, è il numero 3 Binetti per il numero 8, ha commesso fallo Monaco sul numero 9 Binetti Michele. Il solito De Gennaro a battere questo calcio di punizione sulla tre quarti. Diversi sono i calciatori del Molfetta all'interno dell'area di rigore. Vedremo se batterà direttamente a rete. A cercare la testa del proprio compagno Guadagò, recupera il pallone, resta in campo il pallone, guadagna un calcio d'angolo il Molfetta. Sempre Guadagò sull'arco d'angolo a battere questo calcio d'angolo. Di testa Simone a respingere il pallone fuori dell'area di rigore. Adesso c'è l'inserimento di Mastropasqua a cercare Grumo. Azione di contropiede del Manfredonia con Grumo che ha cercato di superare il numero 3 Binetti, ma l'arbitro interrompe il gioco per decretare la rimessa laterale in favore del Molfetta. Adesso redarguisce mister Agnelli, che chiaramente non ha condiviso la decisione del direttore di gara. Mi pareva che la rimessa laterale fosse per il Manfredonia Calcio, però ci sta che il direttore di gara possa avere una svista certamente non influente ai fini del risultato. Adesso è Monaco, ancora rimessa laterale per il Manfredonia Calcio. Cicerelli già battuta la rimessa laterale, indietro per Monaco. Ciribe, Monaco, Mastropasqua, avanza Mastropasqua, passaggio filtrante a cercare la voragine per Simone. Buone le finte di Simone, pallone al centro a cercare Stoppiello, non è riuscito ad intercettare il pallone. Adesso riparte il Molfetta con il numero 10 Murolo, che subisce tuttavia il pressing di Simone, gli ha rubato palla, lascia proseguire il gioco, concede il vantaggio il direttore di gara, aveva commesso fallo su Cicerelli Murolo. Si riprende a giocare in questo momento, è Stoppiello che scambia con Cicerelli, Cicerelli indietro per Monaco, Cicerelli,
la voragine. Pressato dall'avversario, ma si libera del pallone, scarica su Stoppiello. Adesso è Ciccarelli ancora per Mastropasqua. Passaggio filtrante per Grumo, restituisce la sfera a Mastropasqua. La voragine trotta. La voragine. Buon fraseggio dei nostri attaccanti. Recupera il pallone il Molfetta, adesso il portiere Mongelli che con una respinta lunga rinvia il pallone al centro del terreno di gioco dove vi è la voragine, anzi Ciccarelli di testa, ancora Ciccarelli, avanza Ciccarelli ma viene strattonato per la maglia dal numero 9 Binetti, richiamato dal direttore di gara. La voragine si riprende a giocare, Mastropasqua, Ciccarelli. La voragine a cercare l'inserimento di Simone, Simone all'interno dell'area di rigore, Simone, tiro di Simone ribattuto di spalle, adesso è Mastropasqua che con un fendente trafigge Mongelli quando siamo arrivati al 28esimo minuto del primo tempo. Manfredonia Molfetta 0, Manfredonia 2. Si riprende il gioco e il Molfetta che in questo momento gioca il pallone in avanti per Swadago sulla parte laterale del terreno di gioco, recupera il pallone il Manfredonia con Ola che ha scambiato con Mastropasqua, Sementino subisce il pressing di Swadago, ancora Mastropasqua a cercare l'inserimento di Simone, buona la partita di Simone fino a questo momento della partita, la voragine a cercare Grumo all'interno dell'area di rigore, Grumo, serie di finte di Grumo, tiro di Grumo e gol, ancora un altro gol per il Manfredonia Calcio, un'azione caratterizzata dalla coralità della manovra. Siamo arrivati al 30esimo e il Manfredonia conduce per 3-0 nei confronti dell'Andria, del Molfetta. Vuol dire che abbiamo messo in cassaforte questa vittoria, un avversario poco consistente, la Virtus Molfetta, peccato che su questo campo abbiamo pareggiato col Borgorosso Molfetta, altra squadra che milita nel campionato regionale di prima categoria ma di tutt'altro spessore rispetto al Virtus Molfetta, squadra del Borgorosso che non soltanto ci ha obbligati a pareggiare ma ha ottenuto anche un pareggio contro la squadra che occupa la prima posizione in classifica, quindi lo United Sly, una squadra davvero ostica specie sul proprio terreno di gioco. Adesso ha decretato un calcio di punizione il direttore di gara in favore del Molfetta che è il numero 3 Binetti. Lancio lungo in avanti di Binetti a cercare la testa del numero 9 Binetti Michele. Binetti Michele tenta la conclusione a rete ma il tiro è alto sopra la traversa. Ciribe. Monaco a cercare Ciccarelli, Mastropasqua, la voragine
a cercare l'inserimento di Pasquale Trotta. In questo momento il direttore di gara interrompe il gioco per decretare un calcio di punizione indiretto per posizione irregolare di Pasquale Trotta. In effetti il fuorigioco mi era apparso lampante e il direttore di gara ha aspettato che il nostro bomber giocasse il pallone come da regolamento per decretare il calcio di punizione indiretto per fuorigioco. Stoppiello a battere questa rimessa laterale indietro per Cicerelli, ma restituisce il pallone sportivamente al Molfetta. Si riprende a giocare col numero 4 De Candia, avanti a cercare De Gennaro, commette fallo Grumo, interviene il direttore di gara, lamenta anche il dolore al polso Grumo, autore peraltro della terza rete del Manfredonia Calcio. Ha già battuto il numero 4 De Candia in avanti a cercare Svodogò, ma recuperiamo il pallone via Sementino adesso per Mastro Pasqua. Passaggio filtrante per la Boragine, avanza la Boragine a cercare l'inserimento di Trotta, stop di petto di Trotta all'interno dell'area di rigore e altra rete di Trotta, altra rete del Manfredonia con Trotta. Mancava il gol del nostro capitano, ha trafitto il portiere. Al 38esimo minuto del primo tempo. Quattro le reti segnate dal Manfredonia Calcio in questi 38 minuti di gioco: al quinto Sementino, 28esimo Mastro Pasqua, 30esimo Grumo, 38esimo Trotta. Si continua a giocare. Il Molfetta indietro per il numero 7 De Gennaro, Mastro Pasqua di petto, recupera il pallone, scambia con Stoppiello, indietro per Cicerelli, ancora Stoppiello, avanza Stoppiello, supera il numero 10 che poi spedisce il spazio anche per... Adesso vi è una sostituzione per la Virtus Molfetta, vedremo chi uscirà. È entrato il numero 6 sul terreno di gioco, De Gennaro. Cicerelli a battere questa rimessa laterale indietro per Mastro Pasqua, che scambia con Sementino, che ha subito brutto fallo. È intervenuto il direttore di gara, fallo del numero 11 Grieco, adesso subisce il richiamo verbale del direttore di gara, il numero Grieco, numero 11 Grieco, ha qualcosa da dire al direttore di gara, ma mi pare giusta la decisione del signor Rutiliano della sezione di Lecce. Battuto il calcio di punizione, la Boragine, pallone al centro dell'area di rigore, respinta di testa del numero 5 Natale,
ma torniamo in possesso del pallone con Simone, aggira l'avversario indietro per Stoppiello, la voragine, Trotta, subisce fallo Trotta da parte di Svuodagò. Un calcio di punizione che certamente verrà battuto lungo all'interno dell'area di rigore a cercare i colpitori di testa. Ma è intervenuto il direttore di gara per la voragine. Simone. Sementino. A cercare l'inserimento di Simone sul lato sinistro del terreno di gioco. Pallone che termina addirittura sulla pista di atletica. Battuta la rimessa laterale dal Molfetta. Lancio lungo in avanti, ma il lancio è intercettato da Sementino. Monaco, Mastro Pasqua, Monaco, ancora Cicerelli al centro per Mastro Pasqua, verticalizzazione verso Grumo, Mastro Pasqua indietro per Ola, Sementino, Stoppiello. Cicerelli ancora indietro per Monaco, al centro per Stoppiello. Troppo il divario tecnico tra le due squadre, vi è il Molfetta che chiaramente vede sfilare il pallone con una serie di triangolazioni a centrocampo indietro. Adesso è ancora Monaco, giro palla del Manfredonia, lancio lungo a cercare dall'altra parte Simone, stop di Simone, e poi interviene il numero 2 Germinario a collocare il pallone oltre la linea laterale. Già battuta la rimessa laterale da parte del Manfredonia, indietro per Sementino, lancio di Sementino, cambio di gioco a cercare Cicerelli da questa parte del terreno di gioco, cross di Cicerelli all'interno dell'area di rigore, di testa Pasquale Trotta ha schiacciato il pallone sperando che la sfera fosse raccolta da Grumo, ma vi è intervenuto il portiere. Adesso riparte il Molfetta col suo numero 4 De Candia. Cambia di gioco dall'altra parte. Svuodagò. Buone le giocate di questo calciatore di colore, forse uno dei migliori nella propria squadra. Adesso è il numero 3 Binetti. Avanza Binetti. Passaggio per il numero 7 De Gennaro, che appoggia indietro al portiere. Ancora il Manfredonia che torna in possesso del pallone, vi è Ola di prima per Sementino a cercare l'inserimento di Cicerelli, avanza Cicerelli, supera il numero 3 ma subisce anche il pressing del numero 3 del Molfetta e quindi si spossessa del pallone in favore di Laboragine. Cambio di gioco per Sementino dall'altra parte del terreno di gioco. Simone ancora indietro per Sementino. La voragine. Monaco. Stoppiello. Pallone indietro per Ciribe, si riparte dal portiere nell'impostazione dell'azione di gioco. Ancora la voragine. Lancio lungo in avanti a cercare Pasquale Trotta. Partito in posizione irregolare, è intervenuto il direttore di gara a sanzionare la posizione di fuorigioco del nostro attaccante, autore di un gol in questa partita al 38esimo.
manca davvero poco. Ecco, in questo momento il direttore di gara decreta un minuto di recupero. È scaduto il 45esimo del primo tempo, il Manfredonia sta conducendo per 4-0 nei confronti della Virtus Molfetta. Ancora uno scampolo di secondi da giocare, sfila il pallone sui piedi di Ciribe, Monaco, Mastropasqua, Stoppiello, ancora un passaggio al centro di Mastropasqua a cercare Grumo, ancora Mastropasqua verso Trotta, Diez Guadagò che pressa sul numero 5 Sementino, ma esce in il portiere Ciri per recuperare il pallone, lo ha già passato a Sementino, la voragine al centro per Stoppiello, pressing di De Gennaro, avanza Stoppiello, si spossessa del pallone in favore di Simone, cross al centro di Simone, ma il pallone viene spedito di testa in calcio d'angolo, ultimo calcio d'angolo prima che l'arbitro decreti la fine di questo primo tempo, perché è in scadenza il minuto di recupero. Vi è la voragine a battere questo calcio d'angolo. Pallone lungo, vi è Ola che lo recupera indietro per la voragine. Trotta a cercare Cicerelli ed in questo momento il direttore di gara decreta la fine del primo tempo di gioco. Il Manfredonia conduce per 4-0 nei confronti della Virtus Andria, Virtus Molfetta, perdono.